Il profumo dei forni è una delle caratteristiche tipiche del Sannio e precisamente qui ci troviamo in un forno che realizza prodotti con le stesse metodologie di secoli fa. Oggi scopriremo la storia del tarallo, ma non chiamiamolo così a San Lorenzello dove è stato inventato perché il suo vero nome è Mishko. Il loro nome deriva dalla preparazione, in quanto biscotto, appunto perché sono cotti due volte. E non dobbiamo confonderli con il tarallo napoletano, quello con sugna e pepe per intenderci, perché la preparazione è completamente diversa. La natura del tarallo di San Lorenzello, infatti, è quella di un prodotto di origine contadina che era necessario conservare per molto tempo e da realizzare con ingredienti semplici e di facile reperibilità. Scopriamo quindi quali sono i trucchi del mestiere e quali sono i modi per avere un tarallo perfetto. Bisogna creare un impasto con farina, lievito, sale e olio extravergine. Il gusto del biscotto dipende infatti dalla qualità delle materie prime. D'altronde si dice che l'acqua di Napoli rende speciali le pizze e quindi in questo caso gli ingredienti del Sannio rendono speciali i loro biscotti. L'impasto è lavorato realizzando lunghi filoni, poi viene tagliato in tanti tocchetti che vengono stesi con le mani fino a farli diventare piccoli fili lunghi. Il calore delle mani è fondamentale nella lavorazione perché fa sì che la pasta rimanga ben stesa e non si ritiri. Alla fine di questo procedimento si intrecciano i fili e si aspetta poi la lievitazione su una tovaglia infarinata. La prima cottura poi dei taralli deve avvenire nell'acqua bollente. Attenzione in questo caso perché l'acqua non deve bollire mentre i taralli sono immersi. La seconda cottura del biscotto va realizzata in un forno a legna, proprio come quello alle mie spalle. Il forno va realizzato con la legna all'interno della struttura, proprio così. E poi, una volta infornati i taralli, dobbiamo solamente aspettare che si cuociano. La caratteristica del forno a legna è anche che non c'è termostato, vuol dire che non c'è qualcosa che misura la temperatura. Allora ogni fornaio c'è il suo metodo per vedere se il suo forno è pronto. Io personalmente, una volta che io preparo il forno e credo che sia pronto il forno, mi avvicino e ci metto la faccia vicino. Se sento un bel calore, per me il forno è pronto. Pulisco e in forno. Non si sa esattamente quando siano nati i biscotti di San Lorenzello. Secondo molte fonti storiche è certo che si conoscano da almeno 400 anni, ma è molto probabile che era una lavorazione già conosciuta ancora prima. C'è una documentazione che parla di due signori di San Lorenzello, uno che stava a Napoli, un altro che è venuto a San Lorenzello. Gli disse di dargli, quando tornava a Napoli, di portargli i maccheroni, che sono la pasta come si chiama oggi, ma erano i famosi maccheroni, i miscot, l'olio. E questo è, perché allora si capisce che ha già quei tempi, pure a San Lorenzello c'era una produzione di maccheroni. L'unica certezza è che ancora oggi in panifici come questo qui si conserva una tradizione che rendeva felici anche i nostri nonni. Questa è la fragranza del pane.